smart pass, but the three is short. Bilan with the rebound. Spisu out at the races, hands it off. Gentile drives strong to the basket, no good for Burnell. And the second attempt it is though, bit of stat padding there from Jason Burnell. A hill to climb already after this first quarter. Tillman in the low post again, going up against Stevens, pulls up, comes up short though, but the rebound from Burnell is good. Rotate and help each other out. Into the corner, Ben just for three. Doesn't get it to go. Burnell looks to try and put it back straight away with the right hand. Roll with Bilan. Skips it to the corner to Spisu though. Bilan now. Nice pass. Wonderful cut from Burnell. Burnell looking to go to work. Back to the basket. Puts a drop step in and a sweet, sweet right hand. It out though. Jumper is no good, but the long rebound falls back into the hands of Katic. The rebounding duo under the glass is going to be successful. So amici di Dinamo TV, buonasera e ben ritrovati con il nostro post Champions League, ma non solo, parleremo anche del campionato di Serie A con i recuperi, parleremo di mercato e anche del recuperi giocati nel campionato femminile, ma partiamo subito ovviamente dalla Champions League, dove la Dinamo deve rinviare la qualificazione alle Top 16 perché è stata battuta nettamente in casa 93-71 dai Bucken Bears nel primo match del girone di ritorno del gruppo A, dopo che la Dinamo aveva 3 vittorie e 0 sconfitte ieri. Grande partenza, 29-19, con uno splendido approccio, con un bellissimo primo quarto, giocando veramente molto bene. Poi il ritorno di Bucken, con una squadra molto fisica, 7 giocatori in doppia cifra, un grandissimo Deshaun Stephens, addirittura con 11 rimbalzi offensivi, ma tutta la squadra di coach Vic ha messo davvero tantissima energia in campo, ha ribaltato il match già all'intervallo chiuso a più 4, poi via via la Dinamo anche un po' nervosa e contratta e stanca non è riuscita più a rientrare in partita, alla fine 93-71 per Bucken, che riapre clamorosamente anche il discorso qualificazione, perché mancano ancora 2 turni alla fine del gruppo A. Ci sono Dinamo e Tenerife con 3 vittorie e 1 sconfitta, Bucken e Galatasaray 1 vittoria e 3 sconfitte, ma il Bucken deve giocare le 2 partite in casa proprio contro Galatasaray e Tenerife il 5 gennaio contro i turchi, quando la Dinamo invece il giorno della Befana sarà proprio sul campo degli spagnoli. Basta una vittoria per andare ai Top 16, però la Dinamo aveva la ghiotta occasione di chiudere già il confronto ieri sera, ma non è andata bene, anzi c'è stato un passo indietro rispetto alle partite con Bologna e con Treviso. Quali sono i mali della Dinamo e lo step che deve fare? Li abbiamo riassunti in 3 voci. Innanzitutto ovviamente quello che balza più all'occhio di tutte le statistiche e delle situazioni in campo, i rimbalzi offensivi concessi ieri addirittura 23, un record, ma soprattutto i rimbalzi offensivi non solo danno le seconde o terze opportunità agli avversari, ma non permettono alla Dinamo di andare a fare quel contropiede, quella transizione nei primi 8 secondi che è veramente devastante, come lo è stata per esempio nel primo quarto, e quindi è una doppia mancanza che arriva appunto alla squadra, il non prendere rimbalzi, dare la possibilità agli avversari non poter correre in contropiede. Poi il peso del possesso, perché ci sono palle perse indotte dalla bravura degli avversari, dalla difesa, ma ci sono anche palle perse veramente ingenue, veramente senza dare quel peso e quell'importanza al possesso che va data soprattutto in momenti importanti. E in chiusura abbiamo messo Justin Tillman, che riassume un po' il discorso rimbalzi, il discorso di poter andare in contropiede, di avere quell'energia che manca un po' al banco dal giocatore che potenzialmente è stato uno dei migliori acquisti del campionato a detta di tutti gli addetti ai lavori, che era clamoroso dal punto di vista dell'energia fisica e della condizione anche visto in Israele e al college, e poi in questo momento sta veramente patendo questo terribile 2020, quell'anno di praticamente di inattività, e questo si sta riflettendo purtroppo sulle prestazioni in campo ieri dominato da Deshaun Stephens. Questo per quanto riguarda appunto la Champions League. Noi adesso ci guardiamo gli highlights del match e torniamo subito da voi.
this year, and they've also lost their last 9 road games, all of them by more than double digits. One of them has to be their control of the defensive boards. They don't give other teams many second chance opportunities. They scoop up 75% down into the low post. Going to work straight away. Nice quick pivot move and a soft touch. Back and get their offense started early. Diouf with the long jumper is no good. The offensive rebound is fought for, but Sassari out of the races and the one-hand flush. Atkins' offense slightly stilted at the moment. Nice spin move on the baseline, though. Deshaun Stevens. Great use of his upper body strength. And once again, on the made free throw, they drop into what looks almost like a 1-2-1-1 zone press, but it's easily broken by Sassari. And the throwdown with the heavy hand for Glass. Sassari still sitting in their 2-3 zone. It's caused back and quite a few problems. Evans, jumper, gets it to go as the shot clock expires. Froschling. Now, strong drive to the basket, rejected though. Good defensive effort from Bakken. But they break away into the transition. Stolen away, the long arms of Benjus is enough to steal possession back. Burnell now. Good ball movement. Gentile for 3. Elan now hands it off to Gentile. Nice crossover, opens the lane up, floats inside, and a smart move. Carbo. Down into the corner. Good ball movement here by Bakken. Out to Diouf. And he nails another big shot. Michel Diouf. Don't be overly upset at this stage as we see a replay now of the 3 from Diouf in the closing stages of that third quarter. Jukic, little shake. He'll have to come back out. Diouf is loving the 3 at the moment, but not this time. Another great rebound by Stevens. And he is flying high on the ball. Stolen away. Another great defensive play. And the alley-oop pass is converted with a flourish. Teams is unbeaten in the Basketball Champions League. And one of them is yet to pick up a win. I'm pretty sure you'd make a mistake, particularly with it's Bakken's to throw away, really. But they still could. Peterson. Oh, hits the 2. Kisses the guns. Darbo slowing things down. Shot clock down to 9. Jukic. Baseline spin against Gentile, and another easy score. And that should be all she wrote. And it is here in Sardinia, we have the upset. Abbiamo visto dunque i momenti salienti della partita appunto contro i danesi. Cosa ha detto Gianmarco Pozzecco al termine della partita? È salito in sala stampa insieme a Demantas Benjus. Andrea Sini ci chiede perché insistere nell'ultimo quarto con giocatori già spremuti come Lilan, Barnell e Benjus invece di risparmiarli nonostante la differenza di punteggio. Perché non sarebbe cambiato niente. È vero, ci ho pensato anch'io. Però anche perché volevo evitare di perdere di... Però è vero. È vero, avrei dovuto mettere dentro Kaspar. Però anche è vero che non sono meritato, quindi... Paolo? Coach, ciao, ti chiedo solo una cosa. Queste partite tante volte diventano difficili quando è un approccio sbagliato. Invece il vostro approccio è stato perfetto. Bravo, Paolo. E avete fatto 29-19 con un grandissimo primo quarto. E queste partite di solito nascono male e vanno a finire male. Invece la vostra è andata bene. Sono totalmente pronte. È vero, ma infatti loro sono tornati in partita, prendono rimbalzi, prendono dai rimbalzi, arrivano al secondo tiro, è molto semplice. Nella pallacanestro se tu tiri sbagli e la squadra sale a prendere rimbalzo, perde fiducia. Se tu tiri la tua squadra a prendere rimbalzo attacco, tiri sbagli la tua squadra a prendere rimbalzo attacco, perdi meno fiducia. Perché, come dire, il tuo ruolo è stato meno decisivo, meno importante. Se addirittura la terza volta succede la stessa cosa, poi alla fine probabilmente fa canestro, no? E quindi la fiducia non perdono, no? Però a un certo punto addirittura vanno passati a zona difendendo molto bene, non permettendogli di far canestro, però si prendono in balzo attacco 2-3 volte, poi segnano, diventa un'iniezione di fiducia per la squadra avversaria, un'iniezione di sfiducia per la tua che poi provoca partite di questo tipo.
niente, dobbiamo cancellarla e renderci conto che comunque su questa cosa qua abbiamo un problema. Anche domenica contro il Treviso a un certo punto siamo riusciti ad arginarli e abbiamo vinto la partita, ma avevano 11 rimbalzi in attacco al primo tempo, se non vado errato. Quindi la verità è semplicemente questa, molto semplice, banalmente semplice. Siamo fortunati perché sappiamo su cosa dobbiamo, come dire, cambiare totalmente volto, e lavorando su questo, trovando quella che poi è la soluzione migliore. Quanto riguarda la qualificazione, invece, adesso ci sono due partite in trasferta a gennaio per chiudere questa prima regular season, è stato comunque in vetta a fare i punti con Tenerife, e quindi diciamo che è una qualificazione che non sfuma assolutamente, ma resta portata di mano. No, assolutamente, chiaramente. Chiaramente io sono più concentrato e focalizzato su quello che bisogna risolvere, su quello che sarà, come dire, il nostro cammino in Champions. Tutto qui. I just saw this game and everybody know where is the worst thing. It's offensive rebounds, 26 offensive rebounds, a lot of second chances. It's not about the tactics, it's not about the offense or something. Everything is about offensive rebounds and second chances, because offensive rebounds is focus and physicality. First, I think it's focus. Per quanto riguarda le altre coppe, iniziando dall'Eurolega, Milano ha vinto una partita fondamentale nella casa del Fenerbahce nonostante i 16 punti dell'ex Dinamo di Jean-Pierre. Fenerbahce in grande crisi, 6 sconfitte nelle ultime 7, bassi fondi dell'Eurolega come Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv, salgono in realtà come lo Zenit che batte il Bayern di Trinchieri, ci sono Cesca e Barcellona al comando, poi anche il Valencia molto bene con 9 vittorie e 5 sconfitte. Sale di colpi anche l'Alba Berlino, migliora la Svel e Milano con 8 vittorie e 5 sconfitte sicuramente si pone in zona playoff, giocherà ancora con l'Efes ad Istanbul stavolta contro la squadra di coach Ergin Ataman e poi domenica il big match contro la Dinamo appunto alle 17 in casa al Forum di Assago, però porte aperte in un anno davvero molto strano e particolare, l'Olimpia Milano ha tutte le possibilità di arrivare ai playoff di Eurolega. In Eurocup qualificate Bologna con 9 vittorie e 0 sconfitte, Trento con 6 vittorie e 4 sconfitte, eliminate Brescia e Venezia soprattutto dopo essere stata Kazan in Russia con tutti gli spettatori, poi è arrivato il Covid anche in Russia, tantissimi contagi, ne ha fatto le spese Venezia che poi purtroppo ha compromesso tutta la sua Eurocup perdendo i recuperi con Bourg-en-Bresse due partite in un giorno, perdendo con Badalone in chiusura anche nettamente con i turchi del Başakşehir, e dunque Venezia eliminata dall'Eurocup. In Champions League invece abbiamo detto della Dinamo Brindisi e 2 vittorie e una sconfitta insieme agli spagnoli di Burgos, mentre la Fortitudo ha iniziato con 0 vittorie e 2 sconfitte nel suo cammino, sarà decisiva la partita con il Pinar per poter riaprire il discorso qualificazione. Ma adesso parliamo del campionato di Serie A, perché ieri sera ci sono stati tutti i recuperi importanti, ad iniziare da Treviso-Cremona. Cremona sarà la prossima avversaria della Dinamo nel recupero mercoledì prossimo, la squadra di Galbiati che continua a stupire, 26 ancora di Dalton Holmes, probabilmente uno degli MVP fino adesso del campionato, non sono bastati a Cremona per portare via i 2 punti a Treviso, 26 anche di uno strepitoso David Logan, e dunque la squadra di Menetti si porta in zona playoff con 5 vittorie e 5 sconfitte, sale anche Cantù che esce dalla crisi e batte grazie a uno strepitoso Marcus Kennedy finalmente ai livelli tanto attesi dai tifosi di Cantù, con una doppia addirittura 7 stoppate, respinge Trieste, dunque vince una partita fondamentale, come una partita fondamentale la vince nel derby Reggio Emilia. Antimo Martino fa un altro scherzo dopo le 2 partite in Supercoppa, la sua ex squadra
va sotto di 15, poi trascinata dai 28 di Taylor, dai 13 di Bostic e Valdirossi, riesce a ribaltare il confronto e vincere contro la Fortitudo e infliggere la prima sconfitta della gestione Luca Dal Monte appunto alla F. Dunque vittoria importante per Reggio Emilia, che sale al terzo posto in classifica con 6 vittorie e 4 sconfitte, primi due posti per Brindisi e Milano, poi via via tutte le altre, c'è Bologna, Paiata, Reggio Emilia, c'è Trento che però ha 2 partite in più della Dinamo, che appunto deve recuperare e in questo momento è al 6° posto. Staremo a vedere quello che succederà. Per quanto riguarda il mercato, Dario Hunt da Roma è andato, dopo l'esclusione, è andato a Fortitudo, esordito ieri appunto con la F nel match di recupero contro Reggio Emilia. Anthony Bean Jr. è andato a rinforzare Varese, mentre Campogrande sembra vicinissimo a firmare con Venezia, dunque ad aggiungersi al roster da dove era partito con la squadra di coach De Raffaele. Bigby Williams è il rinforzo sotto le plance scelto da Della Fiori e da Pancotto per Cantù, mentre Tommaso Baldasso, che ha fatto benissimo in questo inizio di stagione prima che Roma venisse esclusa, ha ringraziato anche tantissimo con un bellissimo post la formazione capitolina e potrebbe finire addirittura in Spagna proprio al San Pablo Burgos nel girone di Brindisi di Champions League. Staremo a vedere. Per quanto riguarda appunto le altre partite, abbiamo detto di domenica lo scontro tra Milano e Dinamo e poi Cremona-Dinamo mercoledì prossimo, con la partita di Brescia il 27 alle 12, anticipata appunto alle 12 la partita dopo Natale per quanto riguarda la Dinamo contro la squadra di coach Buscaglia e di Brian Sacchetti. È davvero tutto per quanto riguarda questo spezzone riguardante anche la Serie A. Noi ci vediamo tra poco per i saluti. Davvero tutto per quanto riguarda il nostro post Champions. Potete andare sul nostro sito dinamobasket.com per tutte le news aggiornate, potete votare l'MVP dei match su communitydinamobasket.com e ovviamente iscrivervi e seguire tutte le nostre piattaforme social, da Twitter a Facebook a Instagram a Telegram a LinkedIn, insomma siamo ovunque per potervi dare il mondo Dinamo a 360 gradi, oppure iscrivervi al canale gratuitamente Dinamo TV su YouTube, dove trovate on demand tutti i video appunto della nostra web TV, e poi potete schiacciare la campanellina di fianco all'iscrizione, perché così potete ricevere tutte le notifiche delle dirette, tutte le notifiche dei video in tempo reale. È davvero tutto per quanto riguarda la nostra trasmissione. Potete scaricare anche l'app iDinamo sia per Google che per quanto riguarda Android che per quanto riguarda Apple Store. Non mi resta che salutarvi e augurarvi una buonissima serata. Arrivederci. Kind of work straight away. Nice quick pivot move and a soft touch. Back and get their offense started early. Juve with the long jumper is no good. The offensive rebound is fought for, but Sassari out of the races and the one-hand flush. And once again on the made free throw, they drop into what looks almost like a 1-2-1-1 zone press, but it's easily broke by Sassari. And the throwdown with the heavy hand for Glass. And Sassari, smart pass, but the three is short. Bilan with the rebound. Spisu out at the races, hands it off. Bucket with the easy pass, the no-look pass from Spisu. Pick and roll with Bilan. Skips it to the corner to Spisu though. Bilan now. Nice pass. Wonderful cut. Arionline presenta SCART 2020, un innovativo rilevatore di temperatura con scanner biometrico per il controllo degli accessi nel rispetto delle norme e dei protocolli di emergenza Covid. Prima di consentire l'accesso, lo SCART rileva la temperatura corporea a distanza e verifica se la persona indossa o meno la mascherina. Può essere collegato a qualsiasi moderno software di rilevazione presenze. Contattateci ai nostri riferimenti per qualsiasi richiesta. Non è relativamente pregnante questa partita.
Il capo è impazzito! Ha deciso di mettere in vendita delle Magic Box e le vuole riempire con tanti articoli per il tempo libero a scelta! Tra uomo, donna e bambino! 30 euro e 5 articoli, 50 euro e 8 articoli, 100 euro e 15 articoli! Questo significa che il cliente si porta a casa dei regali per un valore totale 5 volte superiore a quello che sta pagando! iSport Magic Box! Abbiamo davvero perso la testa! Corri a prenderla negli iStore prima che torniamo in noi!